within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a interessanti, poi se abbiamo tempo magari possiamo ritornare su alcune delle considerazioni che sono emerse. Se dovessimo avere del tempo saranno anche bene accette eventuali domande, osservazioni. Noi dovremo chiudere la conferenza, il convegno alle 19.30. Adesso passiamo alla relazione della dottoressa Lucia Pozzolino, che è una psicologa, psicoterapeuta, esperta di psicotraumatologia, formatrice della FIDAE, che è la Federazione degli Istituti Dipendenti dell'Autorità Ecclesiastica, autrice e conduttrice di progetti di prevenzione e benessere presso le scuole cattoliche, del progetto pilota Educare all'antifragilità verso la fragilità. Allora, alla dottoressa Pozzolino vorrei proporre questa riflessione che mi viene dalla considerazione del mondo, del contesto in cui vivono i ragazzi. Oggi parliamo di gender, educazione, scuola, e quindi in particolare l'osservazione è rivolta a questa categoria di persone che evidentemente per la particolare fase della vita che attraversano sono particolarmente esposte a condizionamenti e influssi, e lo sono a maggior ragione oggi che hanno la possibilità molto facilitata di venire a contatto con modelli di riferimento assolutamente devianti, che passano attraverso mille modi, attraverso gli strumenti della comunicazione digitale. Ci sono i personaggi dello spettacolo, le canzoni, i film, gli short video, le informazioni, c'è tutto un mondo che effettivamente rende complicato il lavoro chiaramente degli educatori, dei genitori, degli insegnanti. E quindi chiaramente lei come psicoterapeuta interviene anche a valle di situazioni molto critiche. Se vuole può anche parlarci di questa esperienza dal punto di vista appunto anche diciamo clinico, ma il nostro interesse è più che altro rivolto a capire come possiamo fare a cogliere dei segnali e ad accompagnare i ragazzi, quindi a livello preventivo, per poter far sì che loro siano messi meglio in grado di riconoscere questa realtà, di poterla valutare criticamente, affrontarla e possibilmente vivere insomma al di fuori di queste problematiche, di queste criticità che vengono oggi più facilmente ad aggredirli. Grazie Giuseppe e grazie a voi tutti qui presenti, perché colgo proprio l'occasione e intanto per ringraziare i colleghi che hanno esposto in maniera molto chiara e nitida, direi, un po' l'inquadramento anche teorico e veramente Giorgia tante conoscenze che d'altro canto potrebbero immaginarsi di avere, in realtà non si smette mai di imparare qualcosa di nuovo e di diverso. Allora, rispondo un po' anche a Giuseppe e il dottor Capparella nel dire che in questa serata il mio punto di vista sarà un po' di introdurvi in tutti quei retroscena di cui spesso non ne siamo a conoscenza e che diventano delle misconoscenze. Allora, la tematica che io affronterò sarà proprio l'aspetto educativo, cioè vale a dire come si interviene da un punto di vista genitoriale e come si interviene da un punto di vista di educatori. Ecco, ci accomuna una parola che si chiama appunto educazione. Allora, l'inquadramento che ho dato a questa serata è proprio: viviamo la pedagogia d'ambiente che educa ed ispira. Allora, vediamo come educare alla fragilità, spesso queste parole diventano alquanto dicotomiche, ovvero fragilità e antifragilità. Cerchiamo di dare anche una connessione a entrambe le terminologie per creare un po' uno spunto semantico sulla quale riflettere. Mi piace spesso giocare un po' di logica, un po' di semantica, anche perché
questo mette un po' in allerta in realtà quelle aree d'ombra o quelle non conoscenze che spesso ci interpongono di fronte a quei fenomeni come ad esempio femminicidi e quant'altro. Okay? Quindi vediamo anche come in una società alquanto in alcuni momenti apparentemente vissuta ed esperita dai nostri giovani sotto forma di delirio, alcuni atteggiamenti ed alcuni comportamenti esulano poi dalla concretezza di un senso di sé, di appartenere e di vivere la realtà, nonché l'esplicitazione di un prolungamento di un'immagine di sé nell'area virtuale. Allora, in questo ci aiuta un po' Nicholas Dalabè, che tratta il tema dell'antifragilità. Chi è la persona antifragile, ovvero in che modalità ognuno di noi potrebbe riferirsi antifragile? Se pensiamo un po' alla concettualizzazione del termine, antifragile è l'opposto del concetto di fragilità. Quindi chi è la persona che in qualche modo, in qualche misura, è in antitesi al concetto di fragilità? E poi vedremo che cosa significa la fragilità e come la fragilità stessa deve essere un po' il concetto pioniere di quello che ci aiuterà a far sì da comprendere i nostri figli, e non solo i nostri figli, ma le generazioni di cui tutti ne siamo corresponsabili in maniera collettiva. Allora, vediamo come certe cose traggono vantaggio dagli scossoni. Noi abbiamo vissuto un momento di lockdown, di pandemia, e vediamo come durante questo evento di elevata calamità si dice che la pandemia rappresenta un'esperienza di trauma collettivo. Cosa si intende per trauma? Intanto traduciamo la parola, il sillogismo di trauma, cioè vale a dire ferita dell'anima. Quindi immaginate potenzialmente i nostri bambini, nonché i nostri adolescenti, si sono ritrovati rapidamente in note di gabbia letale, che sono le mura domestiche. Perché dico gabbia letale? Perché per alcuni l'esperienza vissuta in famiglia non è stata un'esperienza della famiglia del Mulino Bianco, anzi, direi che molti hanno vissuto, e lo dico anche virtù delle esperienze cliniche, nonché quindi dei miei pazientini, io li definisco come tali, i miei adolescenti, che dalle loro osservazioni e dai loro punti di vista sono stati spazi di chiusure di relazioni familiari, nonché di separazione e divorzio successivamente. Quindi vedete come la fragilità orientata dalla sensibilità, ma anche da una costruzione di una struttura di personalità in divenire, in realtà ha subito un'esperienza altamente inficiante. Quindi quando noi parliamo di trauma, in realtà non è l'esperienza che esula soltanto dall'idea di un lutto vissuto, no? E tutto quello che ognuno di noi ha esperito durante quel periodo. Ma in realtà, quando parliamo di fragilità, si intende prendere connessione con l'altro che in quel momento della sua vita non riesce a conseguire richieste opportune per raggiungere chiaramente anche un'idea di sé stabile, coerente e chiara. Allora, immaginate che in tutto questo contesto la parte dell'antifragilità è diventato un aspetto educativo fondamentale. In quale logica? Se io educo l'altro in una misura in cui da un momento di grande calamità e quindi da un momento tragico riesce a raccogliere per mezzo delle sue risorse strategie vantaggiose per far sì che il suo progetto di vita, nonché la misura e la visione del suo futuro, siano orientate da un processo di co-costruzione di parti di sé in termini di speranza e di fiducia. Ed è proprio qui che voglio porre l'attenzione. Immaginate che da un punto di vista di dati clinici, e qui lo riportiamo in maniera molto fedele e autentica, l'osservatorio appunto a cura di Save the Children, un rapporto che è stato un po' raccolto anche dall'Organizzazione della Sanità Mondiale, ma anche colleghi come ad esempio il Centro di Neuropsichiatria Infantile, guidato dallo stesso dottor Vicari, che molti educatori qui presenti, Stefano Vicari, credo che lo conoscano, hanno riportato dei dati alquanto agghiaccianti. Vedete sintomi che si sono amplificati e che noi osserviamo quotidianamente nei nostri figli, nei nostri alunni, nonché spesso anche nei nostri nipoti, anche nella fascia d'età, direi 5-6 anni. Quindi, i dati agghiaccianti riportati sono sintomi come stanchezza, insicurezza, vale a dire incertezza,
alquanto preoccupati, irritabili, ansiosi, disorientati, nervosi, apatici e molto scoraggiati. Vale a dire questo, sensazioni negative che chiaramente mettono in luce che queste criticità si sono rilevate nel 59% delle famiglie e quindi in condizioni di sofferenza domiciliare, nonché in relazione agli amici, il 38%, ma che più di uno su cinque rimane una persona chiaramente che tiene dentro un fardello di un'esperienza traumatica. Quindi vedete come le nuove fragilità iniziano in qualche modo a entrare in un settore di disorientamento. Quello che un po' che Giorgia Brandila, la collega, appunto esponeva come inizia un disordine nonché un'anomalia nell'area dello sviluppo. Allora questa visione mette in luce, in una frase che Gianni Rodari racchiude con poche parole, la partenza dei nostri lavori di questa serata insieme. Cioè vale a dire, il punto cruciale è quello dell'incontro di base fra genitori e insegnanti, forma concreta dell'incontro fra scuola e società. Se questo incontro fallisce, la struttura non vive. Allora io come formatrice di docenti a livello nazionale incontro colleghi che bene o male sono orientati nell'idea di voler fare scuola insieme. Ma è chiaro che spesso questa relazione scuola-famiglia nonché genitori-insegnanti non sempre si deduce come un'esperienza né semplice e né concretamente accettabile da un punto di vista di condivisione della persona. Quindi, in altri termini, in una società come quella attuale, post-pandemica, ma accelerata direi per via dell'utilizzo in overdosi, no? Anche dei dispositivi durante appunto la scuola domiciliare, la cosiddetta DAD, okay? Ove molto, parliamoci chiaro, del nostro controllo in relazione ai nostri figli un po' è stato perso. Quindi noi viviamo una categoria che è stata esposta, direi quasi al 200%, a dispositivi spesso non controllati da adulti educatori e che, senza che noi lo sappiamo fino in fondo, si sono ritrovati in trappole letali, tra cui ad esempio il fenomeno che più si è diagnosticato durante il lockdown è stato il cyberbullismo. Allora voi sapete che la persona che viene disorientata concettualmente, ovvero suggestionata, e anche qui andiamo a capire un po' il concetto della parola suggestione. Cosa significa suggestione? Significa che approvo in maniera passiva ad un'idea che l'altro formula secondo un suo punto di vista, quindi un suo criterio di moralità, e di conseguenza ne installa in me una nota di insicurezza a tal punto da credere a quella miscredenza, cioè a quella falsità, vale a dire ad una non verità. E vediamo come internet e la rete, tutto ciò che ruota intorno a questo mondo, ha danneggiato in maniera veramente critico, ma direi con delle criticità cliniche elevate, con disordini anche che riguardano disturbi di personalità, sono incrementati tantissimi disturbi anche alimentari nei nostri adolescenti, anche nella categoria maschile, okay? Quindi abbiamo fenomeni di anoressia anche per ragazzi, nonché fenomeni di bulimia, anoressia e altri disturbi che vanno appunto dai più disparati, come ad esempio il disturbo depressivo maggiore generalizzato con note e peculiarità di scompensi ossessivi. Sapete, nella clinica e nei manuali diagnostici, questi ultimi elencati sono tra i più sintomi critici e resistenti al trattamento. D'accordo? Quindi vediamo come ciò di cui questa sera stiamo parlando è veramente un'emergenza educativa, mi permetto di dire, orientato proprio dalla nota in cui tanta insicurezza e tanta incoerenza, a partire spesso dalla mancata consapevolezza, nonché sollecitata dalla poca competenza informativa, noi siamo spesso indottrinati da non credenze, ma che poi a un certo punto diventano delle vere e proprie credenze. Quindi attenzione anche alle ideologie che in qualche modo devono essere revisionate e ricomposte.
Allora, dietro alla complessità dell'adolescenza, noi vediamo giovani iperconnessi, e tra brevissimo cercheremo anche di capire cosa significa questa iperconnessione, nonché i concetti e la differenziazione tra autonomia e indipendenza. Sappiamo bene che il compito di un genitore, educere, significa tirar fuori ciò che è dentro. Allora, partiamo da questo presupposto, come se fosse un teorema logico della nostra serata. Allora, educere significa tirar fuori ciò che abbiamo dentro. Questo significa, come diceva la collega, che ognuno nasce con una dote, ok? Con un'eredità genetica, un'eredità mentale, un'eredità corporea e direi un'eredità morale se costruita nel tempo, ok? Cosa significa l'eredità morale? Significa entrare nella visione di quel bambino lì, di quel figlio lì, di quel nipote lì, dove noi diciamo, oh, che bello questo bimbo, ma quel bimbo per mezzo di quello sguardo comunica un mondo infinito. Sapete, lo sguardo di un bambino, se voi lo mantenete per 3 secondi e date a ciascuno un tempo preciso di condivisione emotiva, ciò che vi arriva nell'immediato è come se mantenete lo sguardo sull'orizzonte, un infinito. Allora, vedete quanto la dimensione di un bambino, nella sua sollecitazione, ne significa la riproduzione di ciò che noi adottiamo, di ciò che noi insegniamo, di ciò che noi trasmettiamo. Diversamente, se non stiamo sulla logica che ognuno di noi può fare tanto del bene, ma credetemi, altrettanto del male senza volerlo. Allora bisogna sempre avere una cura attenta a ciò che ne significa la misura delle parole. Le parole spesso sono o muri o finestre, direbbe Rosenberg. Ok? Allora dipende da un punto di vista circa di dove io mi posso posizionare, cioè cosa scelgo di essere come educatore nel 2024, nella società di oggi, dinanzi a quel ragazzo lì, che ha bisogno di una mia parola. E guardate, spesso noi ci ritroviamo in scene tipo che, vabbè, ma non è figlio mio, del resto ci sono i genitori. Ricordiamoci che ciò che accade all'altro non è detto che non possa accadere a me. Allora, quell'esperienza, in una misura di connessione, potrà diventare una rete sulla quale, altro che, possiamo costruire molto più di quello che possiamo minimamente immaginare. Qui il nostro carissimo Tonino Cantelmi viene in aiuto, soprattutto perché ci presenta lo spessore e la concettualizzazione della tecnoliquidità e di tutto quello che è interconnesso al principio della tecnoliquidità. Vale a dire, la rivoluzione digitale e la virtualizzazione della realtà intercettano, esaltano, implantano alcune caratteristiche dell'uomo liquido. Il narcisismo, la velocità, la ricerca di emozioni e il bisogno di infinite relazioni light. Vedete come la rete virtuale va ad alimentare questa interscambiabilità, ma anche e soprattutto in gruppi adolescenti, che si interconnettono tra di loro e soprattutto si adescano anche rispetto a dati e informazioni non adeguati e non all'altezza. Quindi spesso ciò che veicola la rete è una fluidità senza fondamenta. Aggiunge Cantelmi, la caratteristica fondamentale è la pervasiva tecnomediazione della relazione. La virtualizzazione della relazione e la sua spiccata tecnomediazione elevano una nuova forma di relazione, la connessione. Allora vedete come gli adolescenti di oggi, sempre di più, sono nati immersi in uno spessore tecno-liquido. L'immagine rende un po' l'idea, vedete? Non so questa immagine cosa suscita nel vostro mentale collettivo, ma indubbiamente ciò che a me fa dedurre è che dietro ad una libertà spesso c'è un inganno che si chiama schiavitù e dipendenza. Ok?
Allora, come funziona il cervello dei nostri piccolini? Vediamo tre concetti chiave, ma che ci resteranno fermi nella mente, perché quando usciremo da questa conferenza noi impareremo un linguaggio nuovo, cioè vale a dire in quale parte del cervello io sto lavorando, dove mi sto operando, ok? Allora, abbiamo i tre cervelli chiamati, cervello neocorticale, direi che è la parte del nostro cervello più evoluto, cioè vale a dire dove noi sviluppiamo linguaggio e pensiero. L'altro cervello è la parte limbica, il cervello limbico, dove sono custoditi i nostri canali emozionali. Ed è lì che inizia la storia e il percorso vitale per ciascuno dei nostri figli, vale a dire il nostro legame, l'attaccamento, le formule di accudimento, le nostre note agonistiche o frammentate da situazioni conflittuali e quindi relazioni interrotte, e l'altro aspetto della cooperazione. Poi abbiamo il cervello volto alla sopravvivenza, che più ci accomuna alla parte istintuale animalistica, che viene detto cervello rettiliano. Lì ci sono i nostri bisogni primordiali, alimentazione e sessualità. Allora vedete la tematica, la sessualità, il genere, l'identità di genere. Vedete come la cultura odierna, seppure voluta, vuole farci appartenere ad una condizione involuta. Allora il processo in divenire, nel senso di sé, non resta che concettualizzato e agganciato ad una nota bassa, istintuale. E adesso vedremo meglio. I nostri giovani ci presenteranno questi tre cervelli, lo vedremo operare in una misura di video che insieme custodiremo. Cosa cambia? E qui i nostri insegnanti ce lo possono dire. Intanto sono esplose diagnosi di casi di DSA, deficit d'attenzione e iperattività, oppure addirittura adesso c'è anche la nomenclatura di deficit di attenzione e di iperattività cerebrale, overthinking, ok? Cioè un'overdose di pensieri, dove generalmente i registri cerebrali, anche per riordinare questi aspetti, naturalmente diventano poi opere infinite, soprattutto per gli specialisti volti alla riabilitazione. Allora, vedete come le scienze cognitive distinguono tre tipi diversi di attenzione, e questo noi lo viviamo, anche noi adulti, nell'esperienza del nostro contatto con lo smartphone, ok? Vale a dire con il cellulare. Allora, vedete, abbiamo tre tipi di attenzione. L'attenzione sostenuta, l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa. La prima riguarda il livello di attenzione adeguato per tutto il tempo necessario sull'esecuzione di un compito, quindi la capacità di mantenere questa attenzione. L'attenzione selettiva è la capacità di selezionare solo gli stimoli più necessari e importanti, quindi escludere quelli meno significativi. L'attenzione divisa è la capacità di eseguire più compiti in parallelo, sospendendo le proprie risorse attentive da un compito all'altro. Badate bene che durante il lockdown l'attenzione media è diminuita, passando da 12 a 8 secondi per ogni contenuto. È un dato scientifico che ci pone di fronte ad una nota che le nostre generazioni, in altri termini, hanno un calo sugli apprendimenti quasi a livello di analfabetizzazione cognitiva. Cioè, noi abbiamo rendimenti scolastici spesso border, cioè quasi al di sotto della media. Va bene? Quindi questo è un dato oggettivo sulla quale noi dobbiamo anche riporre un'attenzione nota nell'idea, nella visibilità, che la piena funzionalità, quindi della corteccia prefrontale, vale a dire la parte più evoluta, avviene di solito 10 anni più tardi di quella del sistema istintuale rettiliano. Questo significa che tra il sistema limbico emozionale e la corteccia prefrontale, che gestisce i nostri impulsi, essendoci uno sbilanciamento di una possibile maggiore propensione al rischio nei giovani, c'è in ogni caso per mezzo della ricerca di cambiamenti forti. Quindi noi, in altri termini, abbiamo nuovi cervelli sulla quale dobbiamo riporre accuratamente la nostra attenzione. I nativi digitali presentano una modalità di processare molto diversa circa da noi o addirittura da non troppo lontani pochi anni fa.
Le differenze che si sono revisionate durante risonanze magnetiche dei lobi frontali dei nativi digitali sono agghiaccianti. Innanzitutto è sicuro che per tipo di memoria veicolata dalla percezione visiva, quindi la nostra modalità di recepire la realtà è cambiata, perché c'è sempre di più un bisogno di comunicare, intanto per mezzo delle comunicazioni interattive, e d'altro canto tutto questo viene veicolato e amplificato per mezzo di nuovi mezzi tecnologici, quindi anche la sfera emotiva e tutto ciò che ne significa la capacità di ascolto interno viene meno. L'apprendimento è altrettanto facilitato, sappiamo bene, da una modalità di confronto tra il dato reale esperienziale e quello virtuale. Questa è la nuova nota sulla quale i nuovi cervelli orientano scrupolosamente la loro attenzione. E qui vediamo un po' alla risposta circa la domanda di partenza anche del dottor Capparella, vale a dire i compiti di sviluppo. Havingrus è stato un alunno di Ericsson, il principale fondatore e direi teorico dello sviluppo del bambino. Ok, cosa ci viene a dire? Intanto il termine compiti di sviluppo va ad individuare, soprattutto in ambito del compito dell'età evolutiva in adolescenza, l'individuazione della costruzione dell'identità. Quando noi parliamo di identità, in altre parole la domanda a monte è: chi sono io? Ok? Quindi tutto quello che mi significa, non solo il genere, non solo appunto tutto ciò che è trasmesso da una nota di fisicità, ma anche l'appartenenza in termini di contenuto e di storia evolutiva orientata da come sono stato addestrato, cioè cresciuto, qual è la mia storia di attaccamento, qual è la mia storia di accudimento. Questo mi significa una radice profonda di chi sono io. Noi diciamo sempre, specialisti psicoterapeutici, prima di conoscere l'altro prova a capire chi sei tu. Prima di dover capire l'altro prova a prendere consapevolezza di dove sei tu in quella relazione. Okay? Qual è il senso di te? Ma al di là di questo inizia a coltivare l'attenzione di ciò che per te avrà un senso maggiore di profondità. Vedete che le diverse competenze orientate in compiti di sviluppo sono autonomia nella gestione della propria vita, emancipazione della famiglia e dell'origine, identificazione con identità e ruolo sociale maschile o femminile, e qui Giorgia è stata molto chiara, raggiungimento dell'intimità nelle relazioni, sia fisica che emotiva, accettazione del proprio corpo e la capacità di usarlo nel modo più sano ed efficace, futurazione, sviluppo di un comportamento socialmente accettabile, sviluppo di una scala valoriale di una coscienza etica, l'impegno morale di cui parlavo poc'anzi, e la capacità di coordinare in autonomia i vari ambiti della propria vita. Cioè vale a dire la scuola, la relazione d'amore. Allora, vedete che la costruzione dell'identità appartiene a due domande molto chiare su cui dobbiamo stare, cioè vale a dire in cosa differiscono gli adolescenti postmoderni dalle precedenti generazioni, questa è una domanda sulla quale dobbiamo ricorrere oggi ai pari, e cosa significa essere adolescenti oggi? Ma affinché noi possiamo raggiungere risposte a queste domande, dobbiamo sempre comprendere i principi sulla quale valoriali, sulla quale vogliamo in qualche modo installare ed istituire la nostra competenza. Indubbiamente l'identità di oggi dei nostri giovani si esplica per mezzo del concetto della parola fluidità e di iperconnessione. Quindi, quali radici intercetta l'abbraccio della tecnologia con la fluidità identitaria ed interpersonale postmoderna? Quali effetti dell'iperconnessione? Andiamo a vederli meglio. Vedete che la prima radice sulla quale noi dobbiamo riporre l'attenzione è che rispetto a queste domande, poc'anzi appunto interposte, ciò che la scienza e la ricerca clinica rispetto ai dati di disturbi ci riporta sono questi: la ricerca della novità, la ricerca di emozioni forti, curiosità per la vita e il tema della noia. Non a caso ha vinto a Sanremo la canzone La Noia. Okay?
Non è un caso, è stata veramente illuminata e ispirata Angelina, perché ha tenuto conto delle diverse sollecitazioni. Guardate, il 70% dei miei ragazzi, ciò che mi riporta come espressione, dato oggettivo riferito al loro stare, è la noia. Ok? Allora, vedete che la noia un tempo per noi diventava l'opportunità di uscire dalle mura domestiche e quindi l'opportunità di incontro, di relazione. Oggi la noia è diventato un incremento di interconnessione, cioè più mi annoio più mi interconnetto e più cerco rete virtuale e più mi aggancio a siti o a giochini online che sviluppano vere e proprie tendenze circa di dipendenza alla ludopatia. Ok? Quindi, l'ultimo giochino, come si chiama ancora? Robo. No, siamo oltre. Robo. Dopo mi verrà, che è un giochino sulla che funziona un po' a gettone. Tu devi acquistare, potenziare, ok, la tua figura, la tua resistenza in quel giochino, acquistando, no, facendo delle ricariche. Conosco bambini che all'età di 9-10 anni rubacchiano i soldini ai genitori e vanno con la carta di credito dei genitori, e che in qualche modo, se voi osservate questa sera, tutti osserverete le vostre carte di credito, suppongo, e osserverete che ci sono delle piccole uscite che vanno sui 20-15 euro, che dici, ma io questo acquisto non l'ho fatto perché in effetti in quel momento stavo un po' extra, cosa è successo, no? Allora, osserverete che chi costruisce chiaramente questa rete di inganno, ma proprio perché si deve abbassare la percezione del rischio. Allora, quel bambino lì, la risposta tipica che ti darà sarà, ma cos'è mamma, è normale, lo fanno tutti. Ecco, attenzione alla condanna del principio della normalizzazione. Con questa storia della normalità, con questa storia del rendere tutto uguale, l'apatia, direi, ma soprattutto la disarmonia, il disallineamento sta diventando sempre più un fenomeno che andrà a lenire la libertà mentale dei nostri figli, quindi schiavi di una rete. I comportamenti a rischio, vediamo che proprio perché questi giovanissimi sono alla ricerca di emozioni forti, a causa dell'assoluta intolleranza, sapete, noi clinici lavoriamo spesso, quando arriva un paziente teniamo conto del concetto di finestra di tolleranza. Cosa significa? La capacità di saper sostenere e tollerare quel sintomo. Allora la domanda è, quanto ancora resisti a tollerare la tristezza? Quanto ancora potrai resistere a tollerare la noia? Doc, non ce la faccio più. Ok, quindi mi fumo una canna. Posto. Allora, sappiamo che i nostri giovani, vi posso garantire, cari genitori, per quanto noi vogliamo far finta di niente, però quasi il 50% fa uso rapido di marijuana. E in capitale i dati si sono abbassati già all'età di 12-13 anni, per poi non parlarvi dell'uso e dell'abuso di sostanze chimiche, no? Anche stupefacenti, che vanno ad inquinare, se non altro, una via senza ritorno. E alla domanda soprattutto, ma tu sai i danni che quella pasticchetta lì, oltre al fatto che sei un sopravvissuto probabilmente, e ringrazia, ok? Di conseguenza accadranno alle tue sinapsi e cosa delle tue reti neurologiche sopravviverà? Beh, no, vabbè, una pasticchetta magari. Naturalmente io vi parlo nel loro linguaggio, ok? Che dico che è un linguaggio veramente... mi diverto tantissimo con loro naturalmente, però a quel punto la risposta è quella pasticchetta lì, con quella pasticchetta lì potresti giocare tutto della tua esistenza. Alcuni non sono più ritornati e altri sono in questo momento della loro vita sotto mantenimento psicofarmacologico, perché diversamente non sopravviverebbero nella loro eventuale nuova normalità, ok? Quindi andiamo a vedere, appunto, Angelina ha parlato di una canzone, cioè ha dato luogo ad una canzone molto molto, devo dire, chiara. Se il PC va avanti.
Allora, vedete come spesso diventa un eccesso quasi a rischio della propria vita. Quindi capiamo bene che l'incontro di questa sera è un incontro chiaramente orientato da tutto quello che può essere in qualche modo visto nella concettualizzazione dell'identità tecnolibide iperconnesse. Ok? Allora, la seconda radice è indubbiamente l'identificazione del ruolo sociale maschile e femminile. Questo è quello che ruota sulle nostre reti online. Ok? Quindi la mia sensibilità in questo incontro è esporvi ad una conoscenza concreta di un agito reale, cioè ciò che veramente accade. Hanno, lo dico da profano perché non sono uno psicologo, però come diceva la professoressa Brambilla, molte volte anche questi comportamenti social non hanno la reprimenda dei genitori, perché gli stessi genitori diciamo hanno gli stessi atteggiamenti dei figli sui social, quindi purtroppo non c'è diciamo anche per la fascia dei genitori nati dagli anni 70-80, ci sono. E sono i primi a mettere ma sui social dei figli, quindi diciamo c'è anche questo cortocircuito, perché gli stessi genitori attuano i comportamenti che i figli esprimono attraverso i social, no? Quindi è un po' anche il ruolo dei genitori, perché questi figli non è che hanno, o chi usa i social perché non ha un dialogo con i genitori, oppure è uno degli stessi genitori. Allora è chiaro che il ruolo del genitore, ognuno di noi qui è un adulto responsabile di sé e via, quindi dovrebbe anche tenere in considerazione che chiaramente i comportamenti che noi attiviamo nella dimensione famiglia sono comportamenti che verranno emulati dai nostri cuccioli, quindi è chiaro che l'effetto placebo in qualche modo sicuramente questa è una condizione sine qua, ma tra l'altro aggiungo che spesso parliamo anche di categorie di adulti scendi, ok? Quindi non è che c'è soltanto da mettere in luce, no? Demonizzare i nostri giovanissimi, possiamo dire che i nostri giovanissimi sono in qualche modo spesso psicoeducati dalla rete più che da noi genitori adulti, quindi è chiaro che per quanto possiamo interferire, quindi porre strategie educative di intervento, molti dei nostri ragazzi presentano chiaramente un'educazione, soprattutto in adolescenza, dove c'è un principio di separazione e individuazione. I nostri ragazzi scelgono i coetanei, un tempo erano i coetanei, il gruppo dei pari con la quale si identificavano, oggi il gruppo dei pari viene veicolato e sollecitato dalla rete, e quindi questa dimensione di sconfinamento e di prolungamento di parti di sé aumenta ed incrementa la frammentazione dell'io e quindi la scoperta della propria identità in una formula di appartenenza anche, direi, affettiva e sessualmente accettabile, perché adesso vediamo anche tutto quello che ruota intorno a questa slide. Come potete ben osservare, l'ambiguità, chiaramente l'indefinizione di genere, sperimentazione del genere sessuale, gender fluid, non binary gender, di cui ha parlato appunto Doggia precedentemente, ma la nota sulla quale noi dobbiamo riporre un po' l'attenzione è questa terza radice, che è una radice sempre più estesa, che riguarda il fenomeno, lo sviluppo del narcisismo, del perfezionismo, dell'ego surfing. È difficile discriminare ciò che si può scrivere di sé da ciò che l'interrealtà ci trasmette su di noi e sul nostro conto. Allora vediamo che dietro a questa terza radice che viene definita narcisismo, noi dobbiamo immaginare che la parola narcisismo è uguale un po' all'egocentrismo, vanagloria, ok? Dove io ricerco me stesso per mezzo dell'altro e l'altro è un oggetto utile alla funzione esclusiva del mio star bene. Allora questo va a veicolare un principio che si chiama cinismo, ok? L'abbassamento della nota empatica
l'eliminazione della compassion, cioè vale a dire la capacità di sapere entrare nel mondo e nella sofferenza dell'altro, riorientati da formule sottili quali il narcisismo, è chiaro che la crescita del narciso è stigmatizzare il proprio io e escludere un senso e una possibilità di sapersi proteggere da tutto ciò che questo mondo così complesso va ad inficiare, naturalmente in termini di ideologia agilmente trasmissibile. E quindi ecco che tra il genere, domani arriverà qualcun altro e dirà selfie right, non so, si mette una parola e quindi butta lì una serie di teorie agganciate a quattro briciole di bibliografie esistenti, ma che in qualche modo poi in maniera non si sa, mistica, direi quasi fantasmatica, diventa poi un oggetto mentale della qualsiasi, no? E soprattutto i nostri ragazzi che sempre di più necessitano di convenzioni di affidabilità. La quarta radice naturalmente è la velocità e la rapidità dell'esperienza, ok? Schemi apercettivi e reattivi, credenti, appunto, qui anche le credenze e le mega riflessioni vanno soprattutto a cadere sempre di più nel baratro. Allo sviluppo di ciò che è giusto da ciò che non è giusto, la competenza di discernimento, cioè discernere, distinguere il bene dal male, diventano sempre di più formule non discriminate. Quindi ciò che è bene è un male, ciò che è un male è un bene, e tutto diventa identico, tutto diventa univoco, vale a dire che non c'è una chiarezza. Se c'è una cosa che ho imparato dai miei ragazzi è coerenza, chiarezza e costanza, le tre C. I nostri giovani cercano fondamentalmente tre C: la chiarezza, la coerenza e la costanza. Allora ciò che viene detto è un patto, un'alleanza. E basate, guardate anche il principio, la famiglia quando scompare, perché adesso esistono tantissimi libri, tra cui i libri voi vi separate ma io non mi separo, chiaro che questo dice tutto, cioè i nostri figli di fronte a un'idea di separazione comunque agganciano la visione di mamma e papà, è un divenire, è una continuità, è una formazione che ne significa il suo essere, la sua identità, entrambe sono parte della sua genetica, d'accordo? Qui il disimpegno morale, Bandura qui aggiunge due parole molto importanti, è strettamente connesso alle emozioni morali, la colpa e la vergogna. Fra i meccanismi del disimpegno morale, quello più riscontrabile è la deumanizzazione, e qui Giorgia potrebbe aprire uno spaccato infinito, ma non usciremo più dalla nostra sessione questa sera. In che cosa consiste nell'attribuire alle vittime un'assenza di sentimenti umani che frena il nascere e lo svilupparsi del senso di colpa di fronte alla sofferenza? Nel cyber relazioni l'assenza di un contatto reale tra persone facilita ancora di più la deumanizzazione. Questo è il principio alla base del cyberbullismo. Allora, vediamo ancora, sesta e quasi penultima radice,
l'aspetto con realizzazione dell'emozione a scapito della capacità rappresentativa, vale a dire la cultura dell'intrattenimento sfrenato, quello che abbiamo visto prima, e delle disuguaglianze, e la violenza normalizzata di ieri un meccanismo ludico. Capite? Cioè diventa tutto un gioco. Allora laddove c'è gioco non c'è serietà, e laddove non c'è serietà i principi interni di una severità interiorizzata dal superiore morale, che ne significa la procedura del processo di umanizzazione, che se accolta diventa una grande possibilità di libertà. Allora guardate, quando ai miei giovani dico obbedisci, no, questa parola non mi piace, sai cosa significa obbedire? E guarda che se tu obbedisci è la strada più facile. Perché? Perché l'obbedienza prevede dei confini, e ciò che non è confinato o confinabile diventa follia, carissimi. Siete d'accordo? Andiamo sulla settima radice, cioè vale a dire la polarizzazione. Esistono tre modi in cui l'individuo può cedere alla pressione del gruppo. Guardate i nostri figli, cosa accade? La distorsione della personalità, la distorsione dell'azione, la distorsione del giudizio. La distorsione della personalità quando si accorge di essere stato distorto dalla maggioranza. La distorsione dell'azione è il cedimento per compiacenza, e la distorsione del giudizio è un forte dubbio, una scarsa fiducia in sé, fanno sì che decida che le proprie percezioni siano errate. Guardate la logica, io abbasso la percezione del reale, incremento la normalizzazione del surreale. Questo non fa sì che innescare i processi di insicurezza a tal punto da rendere quella persona inabile sul potere decisionale. Quindi perde potenzialmente l'espressione del suo pensiero critico e quindi non sa più distinguere il bene dal male. Capite? Sì, concludiamo, e lo dico, volevo mettere in luce un altro appunto video che, con cui poi poc'anzi concludiamo, è possibile Giuseppe, 3 minuti, ok? Grazie. L'ottava radice è, appunto, sono i corpi virtuali, e questo devo dire disincarnati, che arriva un po' al concetto della sessualizzazione del corpo. La mentalizzazione del corpo, la perdita di reputazione dell'immagine di sé, la dignità viene sostituita dal senso di vergogna. Quindi il corpo virtuale si separa dall'identità, diventa uno strumento comunicativo ed espressivo che può essere utilizzato in maniera strategica per trasmettere una precisa immagine di sé. Guardate, il concetto di selfie gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità, rispondo alla domanda appunto, tratta un processo dialettico che rispecchia il contrasto tra identità percepita e identità reale, più di 50 miliardi di selfie all'anno. Capite bene i numeri? Ok? Quindi, questo significa che più di 25.000 selfie nella vita, risultato corpi disincarnati, che prendono un pars pro toto, cioè il corpo virtuale prende vita a sé e non consente all'altro di cogliere interamente le emozioni. E quindi qui si aggancia a tutto il processo dell'analfabetizzazione emotiva. Vi faccio vedere questo video. Ciao Carlo, ti ricordi di me? Samantha, stasera sono sola a casa e volevo invitarti a cena. Vieni? Ti aspetto. Guarda che luna. Ok, ecco. E concludo, promesso che concludo, dicendo che il piano di intervento con cui questa sera dobbiamo in qualche modo uscire da questo incontro meraviglioso, che spero che sia solo l'inizio di un'opera di venire, è proprio questo, cioè vale a dire, e qui c'è la sintesi della mia esperienza clinica. Tra genitori e figli si compiono errori, ma ad ogni errore corrisponde spesso una quota di inconsapevole ingenuità. Con uno sguardo di tenerezza veicolato dalla gentilezza,
nella misura inesauribile di un amore incondizionato, ove non giace aspettativa, ma ciò che ne significa fiducia, ed il non smettere di sperare, se ancora di più di desiderare. E vorrei concludere non tanto come se no sarei una narcisista fallita, ma piuttosto con una testimonial che è stata una mia pazientina che è tornata dalla gita di Barcellona. Lei parte e mi fa: "Doc, vorrei portarti un regalo". Pensavo ad una caramita, anche io rispondo, dico: "No, guarda, qua fammi una cartolina e scegli quella che più rende l'idea dell'arte che andrai a vedere. Dopodiché scrivi la prima cosa che ti viene in mente". Lei, molto coerente e fedele, ritorna da Barcellona per l'appunto il 12 aprile 2024 e scrive: "La conoscenza di noi stessi, come la conoscenza del mondo, non conosce confini. Grazie Doc per arricchirmi sempre. Grata la vita e grazie a tutti voi". Siamo andati un po' fuori con i tempi, ma ne è valsa la pena, credo, perché sono state due relazioni veramente molto, molto interessanti, molto stimolanti e che credo possano consentirci di ragionarci, di tornarci sopra e di farne tesoro nella nostra vita, nel nostro futuro. Grazie a tutti per essere intervenuti, un caro saluto e buona serata.